non in un anonimo ufficio di polizia come si era detto in un primo momento, ma in quello ufficiale, sebbene decentrato, della presidenza del Consiglio a Largo Chigi. I magistrati della Procura di Potenza, titolari dell'inchiesta Tempa Rossa sul petrolio, hanno ascoltato come persona informata dei fatti la ministra Maria Elena Boschi. Nulla. Nulla? Nulla. Ma era importante ascoltare la ministra per i rapporti con il Parlamento? Era necessario. Era necessario? Ha risposto? Ma la guidi per fase indagativa? Procuratore, mi scusi, ha sentito il presidente Renzi che dice che non chiudete mai le inchieste? Come risponde? Se mi fate salire. La titolare del Dicastero delle riforme era stata chiamata in causa indirettamente nel corso di una telefonata di Federica Guidi, ex ministra dello sviluppo, al compagno Gianluca Gemelli, in cui annunciava l'imminente approvazione di un emendamento favorevole alle imprese estrattrici del petrolio in Basilicata. Proprio a seguito della telefonata e delle polemiche politiche che ne sono seguite, la Guidi, che sarà ascoltata forse domani dai PM lucani, nei giorni scorsi si è dimessa. L'emendamento inserito nella legge di stabilità sbloccava interventi strutturali legati alle estrazioni petrolifere in Val d'Agri, nel Potentino. E di quell'emendamento se ne assume la paternità proprio il presidente del Consiglio Renzi, che nel corso della direzione del partito attacca la Procura di Potenza, che fa indagini a cadenza di Olimpiadi senza mai arrivare a sentenza, e difende l'operato dell'esecutivo. Che se è reato sbloccare le opere pubbliche, io sono quello che sta commettendo reato. Ma la vicenda giudiziaria delle estrazioni petrolifere in Basilicata, che ha portato 6 persone agli arresti domiciliari, si intreccia con la polemica politica anche in vista del referendum sulle trivelle del 17 aprile. Il Premier rivendica la scelta dell'astensione, mentre l'opposizione interna torna ad attaccare il segretario presidente del Consiglio.